Grazie.
Thank you.
Dani,
Però sei nella descrizione di Ferrari. Ah! Però è Bugs, è lo stesso. No, Bugs. Allora, Bugs è a posto, perché lì come fa? Perché oltre a me sono solo tre persone. Ragazzi, sono anche loro. Sì, sì, no, Burundi. Che so io? Ma dove state? Come ne buono. Vabbè, non dirlo così, come forse. Ma perché non lo so, perché tutti me lo chiedono, ma ha fatto tutto De Santis. Allora, io non so nulla. Allora, sei andato a fare bene. Sì, come per la cena. Siamo anche a fare. Secondo me è più semplice quello che facciamo adesso. Cioè, tanto ci mettiamo un quarto d'ora. Avviamo l'arbitro De Santis. Dani, riesci a dare un'occhiata a un sassaggio di maniera che si è fatto il computer di sì. La borsa? Che non devi fare niente. Sì, sì. La borsa è tua, Dani? Sì, quella lì sì, il rosso sì. Cerchiamo di fare un po' di telecronaca. Carico. Caserta si porta in attacco, ribaltamento da ala centroattacco, l'ala sinistra va al tiro. Zonte non riesce a controllare, mi scuso ma non so i nomi di nessun casertano. Ecco l'ario, allora, palla centrale, alla sinistra Simo, di pura esperienza fa landing, ma l'arbitro non se ne avviene e gli fischia un regalato. Per le statistiche Simo ti metto landing, non temere. Chiedo scusa per il buco nelle riprese, ma Gaetano Gargiulo ha lasciato la videocamera, quindi colpa sua, mi spiace. Chi vuole lamentarsi chiami il numero gratuito 888-77-45950. Riprende la partita, scusate, 6. Riprende la partita con un fallo di cattivo. A tutto da Matteo, se non sbaglio, passaggio dalla destra, Simo va al volo, fischiato punto, diciamo di sì. Riprende ora la caserta, palla in mano, passaggio al centrale, allunga alla destra, scambia pannello, no, finta, schiaccia noci, finta di passaggio all'ala, ribaltamento, quattro passi, tiro difeso da Simo. Ribaltamento diretto, veloce, tiro centrale, la palla rimbalza sul pannello, purtroppo regalato, non sono riuscito a controllare e tirare. Riprende ora Caserta, tramite centrale, alla sinistra, passaggio lungo da centrale all'altra parte, prepara alla sinistra, uno strano lungo linea, landing, giustamente segnalato l'arbitro centrale De Santis. Ribette ora Zonk, non so se sentite di sottofondo i cori della Maria, che più che un cori sono a soli ma comunque danno la carica. Tiro molto angolato, punto. Interessante tiro sotto 45 effettuato da sinistra. Ripartirà ora Caserta la sua azione offensiva. Passaggio lungo per il centrale, molto arretrato, si gioca sul lato. Tiro potente, in due tempi la difesa bergamasca c'è. Gioca un veloce ribaltamento troppo alto per Claudia, la palla si perde nelle tribune per tornare. Ricordiamo che mancano 6 minuti alla fine e il punteggio è di 61-29. Difesa ancora di Zonk, va con uno dei suoi tiri angolatissimo, sembrava quasi di veder giocare di nuovo Marco Ferniani. Riparte Caserta, il centrale, passaggio alla sinistra, finta, scambio con la destra, cerca un tagliato, Simo c'è ma la palla cade prima nell'area, regalato. Infatti potrebbe anche, ma si parte ora l'azione, ancora sinistra, sembra Carlo si chiami, passaggio corto per lo schiaccianoci, cade per terra. Riparterà ora l'azione bergamasca, con qualche esitazione. Zonk, lungo per Simo, che sebbene faccia un salto di un metro e mezzo non riesce a prenderla. Riparte l'azione, Caserta, ribaltamento sul centrattacco, apre per la destra, azione veloce, buon tiro ma Zonk la prende in tuffo, ribalta da in ginocchio, l'azione cambia lato, Simo, tiro molto veloce, grande presa in due tempi di Caserta che tira, ma Bergamo c'è ancora, cambia lato per Claudia, apre per Zonk,
Va con un super tagliato da fermo, che tiro! Molto angolato, giocatore molto forte. Storica colonna portante della squadra bergamasca. Pallacare, ancora un fallo. Forse sente l'emozione Caserta dell'esordio stagionale, sta commettendo numerose infrazioni. Chiude la freccia, cattivo rimbalzo. Possibilità di rifiatare per le squadre, ormai siamo negli ultimi 5 minuti di gioco, la stanchezza potrebbe iniziare a farsi sentire. Tiro, la difesa non scende in ginocchio, punto. Ricordiamo che con questa segnatura il punteggio va a 64-30. Dario ribalta, lungo, in più tempi del controllo, la difesa, la seconda linea non è presente, sul 90, punto. Detto che Verte effettua una rimessa, centrale ancora, apre per ala destro, in quattro passi, all'ala sinistra che effettua un lungo lino strano, probabilmente landing. Ti mette infatti Zonk, passaggio per Claudia, Ilario va ancora con un tagliato, notevoli tagliati della formazione bergamasca, molto angolati e potenti. Parte ora Caserta, che da qualche minuto non riesce a segnare un punto, direttamente all'ala, potrebbero effettuare uno scambio a 4, la sinistra tira, ma la seconda è presente. Ribaltamento in più tempi, ribaltamento sull'ultimo per Simo, che cerca un lungo linea da fermo, una posizione non molto consigliabile. Spero che non dica che gliel'ho spiegato io. Parte ora di nuovo Caserta, scambio a pannello, completano la treccia, qualche problema di controllo, la palla cade regalata. La palla è tutta nell'ala, l'arbitro non se ne accorge, chiama di nuovo palla Caserta. Rimette in gioco, cambio di lato, allungo per la sinistra, lungo linea, ben fatto, giocato molto bene, strategico, brava la destra a saltare la palla e evitare l'ostruzione. Riparte ora la formazione bergamasca, palla alla destra, Simo va al volo, l'arbitro chiama appunto, ma a me insegna il regalato, il telecronista dice landing, alla fine è il parere del main che conta, quindi è regalato. Vai Lario ora, lungo linea, notevole, da notare che prima ha fatto un tagliato, ora con la difesa che si è adeguata riesce ad angolare ancora male di più con un tiro da sotto. Riparte ora Caserta, alla destra, alla sinistra, Ignazio Cirano, un tiro che corre un po', una powerbomb, però ristacca l'ultimo, non è altrettanto efficace. Ora va Claudia, per Zonca al volo, lungo linea, Carlo stupo ma non riesce a fermarlo. Mettiamo come la squadra di Caserta ha dei problemi a fare di segnatura, ancora fissa 30 punti quando manca un poco più di 10 minuti. Bergamo prende largo, stanno a 69. Riparte ora l'azione, scambio quella alla sinistra, chiude la treccia abbastanza velocemente, ma spunta la palla di mano del regalato. Ripartono le cavertane, passaggio al centrale che ha sostituito forse a destra, tiro, buon tagliato ed è punto, si sbloccano, buona segnatura, Claudio non può nulla. Apre ora per Matteo, Stefano, passa Simo, finge il ribaltamento e infine è punto, punto regalato, l'arbitro di Mena corregge ancora. Parte Simo per Stefano, Ilario cambia con Claudio, Zonk era dietro non sa bene per che motivo, riparte l'azione casertana, Zonk in tuffo ancora, che giocatore. Ribaltamento dall'altra parte, Simo lungo linea da fermo, quasi ce la fa. Riparte Caserta, finge il ribaltamento, torna sul lato. Tiro! Forse con l'aiuto degli elastici, ma è punto. E Caserta fissa sul 33, punteggio di 70-33 quando è iniziato l'ultimo giro di lancette. Riparte ora Bergamo. Passi, De Santis sempre attento nonostante l'ora ormai tarda. Riparte l'azione casertana, ribaltamento di Carlo Bonavita, mi azzardo anche col cognome, la
alla sinistra, qualche passo di troppo, il Mena ancora una volta se ne accorge, prova a ripartire velocemente Bergamo, Simo va ancora con l'unione ferma, regalato, stavolta non c'è landing a salvarlo. Ricordiamo che è un tiro molto utile, sebbene non sia stato mostrato al meglio dal giocatore. Riparte ora Stefano, mancano 11 secondi, 10, Zonka a sinistra cosa proverà? Prova un 45, non gli viene molto bene, regalato, e termina così la partita con un punteggio di 70-35 per la squadra bergamasca. E anche per l'ultima partita è tutto, ci vediamo domani sempre su YouTube.